stasera siamo qui, un po' di amici del Banco Alimentare, ci hanno convocato gli amici da Verona per un momento di condivisione, per capire, per sapere dove sta andando il Banco Alimentare del Veneto. Ci siamo trovati stasera a Pianiga con i volontari di Padova e provincia del Banco Alimentare perché vogliamo, come Banco Alimentare del Veneto, cominciare un rapporto più stretto con i volontari. Quindi le sfide che ci aspettano per l'anno 2024, dall'aumentare il rapporto con le aziende, dalla sfida del siticibo che continua, proprio per riuscire ad essere sempre di sostegno alle associazioni che sono aiutate dal Banco Alimentare. Questo rapporto più stretto sottolinea il fatto che i volontari sono la vera forza del Banco Alimentare. È la loro dedizione, la loro capacità, la loro capacità di incontrare, di incontro, la dedizione che ha portato il Banco Alimentare a diventare quello che è. I volontari, che sono il cuore pulsante del Banco Alimentare, senza i volontari il Banco Alimentare non andrebbe avanti. Io ho cominciato 32 anni fa, eravamo in un capannoncino, ora ci sono tre capannoni. Bella anche questa collaborazione, anche nuova, in un momento di festa con gli amici di Verona che sono venuti a trovarci, che stanno venendo sempre con maggiore frequenza a supportare l'attività di questo magazzino che necessita di essere aiutato. Vediamo nel tempo che è necessario sempre di più condividere quelle che sono le motivazioni che ci hanno spinto, che hanno spinto a nascere il Banco Alimentare. La carità innanzitutto, ma la condivisione e soprattutto il grande cuore con cui, e generosità con cui i volontari si muovono. Per cui grazie agli amici di Verona per questo bel momento, anche conviviale, insomma non è normale a Padova venire a mangiare il risotto col testa assato. Eravamo più abituati a una buona pasta e fagioli o a dei bigoli col sugo di anatra. Comunque, ottimo anche il risotto del testa assato. Grazie agli amici e grazie alla buona serata.